Il Parlamento israeliano, la Knesset, ha ribadito il no alla creazione di uno Stato palestinese. 68 i voti favorevoli e 9 i contrari espressi nella tarda notte di ieri su una risoluzione sostenuta dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, la quale ha definito come opposizione di principio il mancato riconoscimento di uno Stato palestinese, anche se questo dovesse avvenire in un accordo negoziato con Israele stesso. Promuovere l'idea di uno Stato palestinese adesso, è scritto nella risoluzione approvata, sarebbe una ricompensa per il terrorismo. Incoraggerebbe Hamas e i suoi sostenitori a considerare questo come una vittoria grazie al massacro del 7 ottobre e sarebbe un preludio alla presa del potere dell'Islam jihadista in Medio Oriente. Uno Stato palestinese nel cuore di Israele, si legge ancora nella risoluzione, costituirebbe una minaccia esistenziale per Israele e i suoi cittadini, perpetuerebbe il conflitto israelo-palestinese e destabilizzerebbe la regione. Già a febbraio la Knesset si era espressa per il no alla nascita di uno Stato palestinese. L'attuale risoluzione è stata votata pochi giorni dalla partenza del premier Netanyahu per gli Stati Uniti, dove il 22 luglio incontrerà il presidente Joe Biden alla Casa Bianca e il 24 parlerà davanti al Congresso. Netanyahu sa bene che gli Stati Uniti sono tra i principali sostenitori della soluzione dei due Stati per due popoli.